In una foresta viveva un topolino tremolante. Aveva talmente paura della volpe, del lupo o persino della sua ombra, che se sentiva soffiare il vento tra i rami cercava subito un posto in cui nascondersi. Per questo tutti gli altri piccoli animali lo prendevano in giro. Com'è spaventato! Hai paura perfino del vento! Com'è fifone! 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 Un giorno il topolino prese tutto il suo coraggio e andò a trovare il re della giungla, il leone. Il leone aveva appena finito di pranzare e stava riposando davanti alla sua caverna. Gli amici del topolino erano curiosi di vedere cosa avesse in mente. Il topolino iniziò a salire su per la coda del leone. Arrivò sulla sua schiena e con sguardo fiero fece una posa vittoriosa per i suoi amici. Anche se aveva molta paura, cercava di fare di tutto per non darlo a vedere. Proprio in quel momento, il leone si svegliò. E quando diede una scossa alla sua pelliccia, il topolino cadde giù. Il topolino e il leone erano ora faccia a faccia. Tutti gli altri animali erano preoccupatissimi. Oh no, il leone se lo mangerà! Che sangue freddo, che coraggio! Cosa stavi facendo sulla mia schiena? Re della giungla, ti prego, non mangiarmi! Non sono il più pauroso e debole degli animali! Vivo tremando e sono sempre mosso dalla paura! Anche quando cade una foglia da un albero ho paura, ne ho abbastanza, voglio sbarazzarmi della paura. Tu sei il re della giungla, con un tuo solo grande ruggito tutti gli animali iniziano a tremare. Mi potresti prendere in custodia? Per favore, solo per un po' di tempo. Ti prego, aiutami. Il leone ascoltò il topolino in silenzio. Il topolino si chiedeva cosa gli avrebbe risposto. E perché mai dovrei aiutarti? Dammi solo una buona ragione per cui invece non dovrei mangiarti. Il tuo aiuto verrà ripagato, te lo prometto. Forse un giorno sarò io ad aiutarti. Quando il topolino ebbe finito di dire quello che doveva, il leone ruggì in questo modo. Come può un topolino minuscolo come te essermi d'aiuto? Vedendo però il topolino tremare davanti a lui, il leone decise di non mangiarlo. Per tua fortuna sono sazio. Ora sparisci dalla mia vista. Il topolino corse via e scappò da lì. Avendo visto la scena da lontano, gli amici del topolino erano molto sorpresi. Passò del tempo, il leone era di nuovo affamato e iniziò a girare per la foresta. Ma non si accorse della trappola che aveva messo un cacciatore e rimase intrappolato in una grande rete, appeso in aria. Cercò di liberarsi, ma non ci riuscì. Era il re della foresta, quindi se avesse chiesto aiuto sarebbe stato umiliato e tutti i cacciatori l'avrebbero sentito e sarebbero arrivati di corsa. Non avendo altre opzioni, rimase ad aspettare. Nel frattempo, gli altri animali notarono il leone in difficoltà. Ma nessuno osava avvicinarsi a lui. Quando passò da lì il topolino, vide il leone e decise di aiutarlo. Si avvicinò senza esitare. Salì su per la lunga coda del leone e quando raggiunse la rete iniziò a rosicchiarla. In quel momento il coniglio arrivò di corsa per avvertirli. Ehi amico, i cacciatori stanno arrivando.
Gli animali riuniti intorno al leone, appena sentirono la parola cacciatori, iniziarono a correre da tutte le parti. Solo il topolino continuò a rosicchiare la rete con persistenza. Finalmente la rete si ruppe, il leone cadde a terra e riuscì a liberarsi. Forza, saltami in groppa e scappiamo da qui. Il topolino saltò sulla schiena del leone e fuggirono insieme. Il leone arrivò senza fiato davanti alla sua caverna e si inginocchiò. Il topolino così saltò giù dalla sua schiena. Quando mi avevi detto che un giorno mi avresti aiutato, non ti ho creduto. Ti ho sottovalutato. Pensavo che un topolino piccino come te non mi sarebbe mai stato utile. Però tu hai salvato la mia vita. Ti ringrazio. È stato un enorme piacere, Sire. Tu non devi avere più paura di me. In effetti, non devi avere più paura di nulla, perché sei un topolino davvero molto coraggioso. Se io sono il re della giungla, d'ora in poi tu sarai il mio coraggiosissimo principe. Il leone e il topolino si misero a ridere. Gli animali che avevano assistito da lontano si avvicinarono e applaudirono il topolino coraggioso. Il leone e il topolino divennero migliori amici e vissero nella foresta per sempre, felici e contenti. Una volta, in una piccola casa, vivevano tre maialini con la loro madre. Era giunto per loro il momento di lasciare casa e di imparare a vivere da soli. La madre chiamò i tre piccoli porcellini accanto a lei. Miei cari, è giunto per voi il momento di esplorare il mondo. Andate e iniziate la vostra nuova vita. Ma non dimenticate mai, qualunque cosa voi facciate, fatela meglio possibile. Questo è l'unico modo per voi per rimanere in vita. Un po' tristi e un po' emozionati, i tre piccoli maialini dissero addio alla loro mamma e si misero in viaggio. Dopo un po', trovarono un pezzo di terreno dove poter costruire la loro casa. Il maialino più giovane decise di costruire la sua casa di paglia. Pensò che questo era il modo più semplice e veloce per costruire una casa. Così avrebbe avuto un sacco di tempo per giocare. Il più giovane di tutti finì la sua casa in un giorno e urlò agli altri maialini. Ehi, ragazzi, io qui ho già finito! Il maialino più grande diede uno sguardo alla casa. Ok, ma questa casa non ha affatto un aspetto stabile, come ci proteggerà dal lupo? Il maialino più giovane non ascoltò per nulla suo fratello. Tranquilli, non preoccupatevi, non accadrà nulla. Ok, però non dire che non ti avevo avvertito. Il maialino di mezzo decise di fare la sua casa di legno. Con i rami che aveva raccolto nei boschi, decise di costruire una casetta quadrata. Ci mise esattamente 3 giorni per terminare la sua casa. Questa era un po' più stabile rispetto a quella di paglia. Il maialino più grande si avvicinò a lui. Mio caro fratello, hai fatto un ottimo lavoro, ma questa casa non sembra per niente sicura. Nonno, riuscirà a proteggerci dal lupo? L'altro rispose. Non ti preoccupare, questa casa è molto sicura. Ok, poi però non dire che non ti avevo avvertito. Mentre i due porcellini si stavano godendo le loro nuove case, il più grande di tutti era costantemente al lavoro, perché stava costruendo una casa di mattoni e pietre. Gli altri maialini pensavano che il suo sforzo fosse inutile. Tutto ciò che facevano era giocare per passare il tempo. Perché si impegna così tanto? Potrebbe essere veloce come noi. Perché lui ha paura. Il maialino più grande non si preoccupò di ascoltarli. Lavorò per un'intera settimana e riuscì a finire la sua casa fatta di mattoni e pietre. Il giorno dopo, un lupo affamato arrivò vicino alle loro case. Per prima si fermò davanti alla casa fatta di paglia. Il piccolo maialino stava riposando nella sua casa di paglia. Il lupo bussò alla porta.
apri la porta e fammi entrare. Se non lo farai, la tua casa di paglia con un soffio farò volare. Non mi puoi fare nulla, la mia casa è molto stabile. E così il lupo soffiò forte e fece esplodere la sua casa. Con un grande sforzo, il piccolo maialino riuscì a scappare. Corse alla casa di suo fratello, quella fatta di legno. Bussò alla porta. Quando il porcellino di mezzo aprì la porta, il piccolo si gettò dentro la casa. Veloce, chiudi la porta, il lupo sta arrivando qui. Non ti preoccupare, non può farci nulla se restiamo in casa. Dopo un po', il lupo arrivò alla seconda casa, quella di legno, e gridò: apri la porta e fammi entrare. Se non lo farai, la tua casa di legno con un soffio farò volare. Non puoi abbatterla con un soffio. E così il lupo soffiò e fece crollare la casa. Entrambi i maialini corsero a casa del terzo maialino e riuscirono a scappare dal lupo. Fratello, il lupo sta arrivando da questa parte, che cosa possiamo fare? Il maialino più grande rispose molto sicuro di sé. Tranquilli, non vi preoccupate, il lupo non può entrare in questa casa. Poco più tardi, il lupo affamato arrivò alla casa del terzo maialino, fatta di mattoni e pietre, e gridò ai tre porcellini: apri la porta e fammi entrare, se non lo farai, la tua casa di mattoni con un soffio farò volare. Non pensarci nemmeno, lupo cattivo, non puoi entrare in questa casa. Il lupo si arrabbiò molto, sbuffò forte, soffiò, ma non successe niente. Poteva abbattere quella casa. Provò e riprovò, ma non riuscì a muovere un singolo mattone. Infine, essendo esausto, il lupo decise di trovare un altro modo per entrare. Vide il camino sul tetto e iniziò ad arrampicarsi. Rendendosi conto che il lupo stava per salire sul tetto e scendere giù per il camino, il maialino accese rapidamente il fuoco proprio nel camino. Mise un grande secchio d'acqua a scaldare sul fuoco. Il lupo si era arrampicato su per il camino e si buttò giù. Così andò direttamente nel secchio di acqua bollente. Aiuto! Sto bruciando! Aiuto! Salvatemi! Finalmente liberi dal lupo, i maialini si abbracciarono con gioia. I tre porcellini andarono a casa della madre il giorno dopo per raccontarle tutto quello che era successo. Il più giovane andò accanto alla madre e disse: avevi ragione, mamma. Qualunque cosa facciamo in questo mondo, dobbiamo fare del nostro meglio. Se lavori veramente per qualcosa, sarà un successo. Da quel giorno, i due maialini non furono mai più pigri. Lavorarono sodo come il fratello più grande e vissero una vita felice e sicura.